Nell'Abruzzo che lavora, magistralmente rappresentato nel bassorilievo in ceramica del 1962 dell'artista Gio Fiorenzi, è attivo il Centro Universo, shopping, intrattenimento, sport e servizi. Un complesso di ultima generazione, costruito con i più alti standard di sicurezza antisismica e di procedure d'evacuazione. La struttura si sviluppa su un'area di 150.000 metri quadrati, di cui 76.000 coperti, con galleria commerciale, oltre 60 negozi, centro sportivo con due piscine, palestre e centro benessere, multiplex con 8 sale cinematografiche con sistema audio Atmos, bowling, ristoranti, baby parking, asilo e ambulatori medici, hotel con 100 camere, studi televisivi, 3.000 posti auto di cui il 50% coperti, servizi di autolavaggio, gommista e distributore. Il Centro Universo di Silvi è nel cuore della regione, alle porte di Pescara, adiacente all'area marina protetta Torre del Cerrano, sulla statale 16, a ridosso della linea ferroviaria Bari-Bologna, con un bacino di utenza di oltre 400.000 persone. Una struttura di servizio utile alla collettività, dove il sempre fatto di attimi non è un tempo diverso, a seconda del fuso orario indicato dagli orologi. Andiamo a scoprirlo da vicino con l'aiuto di Marco Botta, della società di gestione e commercializzazione Agire. Marco, buongiorno. Ciao Francesca, buongiorno. Ciao. Benvenuta al Centro Universo. Grazie. Entriamo? Sono curiosa. Dai. Francesca, questo è il primo dei 5 ingressi della nostra struttura. Sì. Cominciamo col dire che questo è un centro di nuova generazione, siamo un 4.0. Abbiamo il centro che si sviluppa su 3 livelli, dove nella parte bassa della galleria abbiamo tutta la parte dedicata allo shopping e allo sport con il centro sportivo, sì, che poi dopo ti farò visitare, che è veramente il fiore all'occhiello della nostra struttura. Mentre al primo piano abbiamo altri negozi, al secondo piano invece abbiamo tutta l'area intrattenimento. Però adesso non ti voglio svelare niente. Facciamo un giro. Perfetto, sono davvero curiosa, Marco. Tanti brand, già comincio insomma a vedere qualche marchio importante nazionale. Beh sì, questa è la parte del centro che è dedicata allo shopping, quindi qui a piano terra abbiamo tutti quanti i nostri negozi più un richiamo di 3 punti vendita al primo piano. Qui quindi abbiamo, troviamo abbigliamento, calzature, elettronica, servizi per la telefonia, ovviamente abbiamo anche lo shopping quotidiano, quindi abbiamo anche un supermercato che si estende su una superficie più o meno di 3.500-4.000 metri quadri. Ti sto accompagnando verso il secondo dei 5 ingressi del centro, quello che è ancora più a servizio del nostro utente, perché parliamo di un parcheggio completamente coperto, più o meno siamo sui 1.000 posti auto che portano direttamente all'interno del centro, quindi non c'è nessuna parte esposta per i nostri clienti, sia che faccia caldo, sia che ci sia pioggia, o sia perché siamo comodi e vogliamo tenere la macchina al coperto. È un centro di ultima generazione incernierato su un territorio importante che riveste non solo la figura di attività commerciale, ma soprattutto quella di benessere, di sviluppo, di attività sociali. Dunque, un centro che dà tutto l'anno quella funzione che va al di fuori di quella soltanto commerciale o economica. Dobbiamo ricordare che anche intrattenimento, diciamo servizi, e svolge diciamo quella funzione che alle volte si può svolgere nelle piazze, dunque una funzione non solo economica ma anche molto incernierata nel sociale. E Silvi vive di turismo, e dunque diciamo che il turista è avvantaggiato perché qui siamo nel cuore diciamo di un territorio, anche grazie all'area marina protetta, a 2 passi, che ne determina quell'opportunità di utilizzare quelle aree, quei servizi che il turista cerca durante la sua vacanza.
adesso ti accompagno a vedere il supermercato. Sì. Però lungo la strada, come potrai notare, abbiamo uno dei primi servizi che ti dicevo prima, dedicati al cittadino. Abbiamo anche una struttura, un asilo, un centro educativo all'interno del nostro centro. Il Pagliaccio 2.0. Questo centro educativo è nato come asilo nido inizialmente proprio per, diciamo, questa esigenza di poter dare l'opportunità, di avere la tranquillità, la possibilità di poter lasciare i loro bimbi quando sono al lavoro. Un centro che ha un valore anche sul territorio. Questa è una zona di passaggio per molti genitori che lavorano anche nell'entroterra di Pescara, di Roseto, di Pineto, quindi diciamo che la posizione è abbastanza una posizione favorevole in questo senso. Vengo al centro universo a fare la spesa. Ho bisogno di lasciare il mio bimbo anche solo per un'ora. È possibile? Sì, sì, come no, è assolutamente possibile. Ci sono comunque dei laboratori che si fanno con i bambini, sia con i bambini che vengono soltanto per un'ora, quindi soltanto per le esigenze del genitore, ma anche poi c'è tutta una programmazione dell'asilo nido con i bambini che frequentano invece quotidianamente. Quindi abbiamo anche un servizio che noi accompagniamo i bambini in piscina, quindi i bambini che vengono da noi li accompagniamo sotto al centro sportivo, proprio per creare questo connubio tra l'attività sportiva e quella che invece è la nostra attività educativa. Sì, Francesca, qui siamo nel cuore sportivo di questo, del Centro Universo. Abbiamo una struttura di 6.000 metri quadri. Vabbè, magari allora ti accompagno e ti faccio vedere di cosa stiamo parlando. Sì. Siamo nel suo regno, Universo Sport Center, un fiore all'occhiello per il Centro Universo, unico nel suo genere. Sì, direi unico perché questo impianto si inserisce completamente nelle attività di servizio del centro commerciale e direi quasi unico nel riscontrare una varietà di servizi che riguardano il tempo libero, la salute e lo sport più specialistico. Quindi abbiamo l'area piscina, acqua, sia riabilitativa che di nuoto libero o di nuoto organizzato. Abbiamo l'area benessere estremamente curata sotto il profilo del servizio, chiamiamolo del wellness, e sotto il servizio anche riabilitativo, quindi con una componente che riguarda dall'osteopatia al nutrizionismo fino alla consulenza, tutto il profilo della riabilitazione. Lo stesso dicasi per la palestra e delle sale fitness che tutto il giorno accolgono i nostri utenti. Ho fatto questa nuova scelta delle ultime macchine Tecno Gym. Skill Mill e Skill Row per quanto riguarda attrezzatura per attività cardiovascolare, quindi sono delle macchine che possono essere connesse in rete con internet, quindi oltre ad essere utilizzate in maniera semplice nelle attività funzionali, possono essere anche utilizzate connesse in rete con un'app dedicata di Technogym. Centro dove tutti si sentono accolti, dove tutti hanno modo di fare sport, riabilitazione, insomma anche chi magari ha un handicap e ha bisogno comunque di fare sport. Sì, questo per noi è molto importante sul territorio, farci riconoscere, quindi renderci riconoscibili, proprio perché penso sia anche un dovere sotto questo profilo permettere a delle fasce deboli che noi accogliamo con personale specializzato e con interventi estremamente specialistici per poter frequentare i nostri ambienti, quindi soprattutto l'acqua. Penso sia un dovere per un centro commerciale come questo interessarsi di tutta l'utenza senza nessuno escluso.
Questo è anche, insomma, importante sottolineare, che non ci sono barriere architettoniche. Assolutamente no, ecco, quindi questo per noi è fondamentale e questo ci rende molto, molto felici. Prego, possiamo entrare nella spa. Grazie. Che meraviglia. Questa è la nostra spa. Abbiamo l'idromassaggio, stanza del sale, stanza relax, disaneria, sauna, bagno turco e cascata del ghiaccio e docce emozionali. Ma esatto. Oltre al relax, quali altri servizi offrite? Abbiamo il servizio di massaggi, rilassanti, drenanti, decontratturanti, abbiamo anche la parte dedicata alla fisioterapia e all'osteopatia. Architetto Iezzi, siamo in quello che è il punto nevralgico di questo centro universo, centro di cui ha curato la rinascita. Sì, per l'esattezza non sono l'unico progettista, ci siamo avvicinati in tre studi di progettazione, lo studio Merlino di Chieti, lo studio Sablone e noi K3M di Chieti. Il nuovo edificio è un edificio che connette le volumetrie esistenti e le ripensa completamente. È un centro commerciale di ultima generazione perché vuole in qualche maniera assomigliare alla città. Al suo interno gli utenti possono trovare dei servizi che sono tipicamente servizi urbani. Non è solo un'esperienza di shopping, un'esperienza molto più ampia, tipicamente urbana, non solamente commerciale. Anche il risparmio energetico è stato uno dei punti cardine. Assolutamente, prima del risparmio energetico parlerei anche di risparmio di suolo, perché per il motivo che dicevo inizialmente, ossia questa struttura che recupera gli spazi che erano gli spazi tra due preesistenti, si colloca urbanisticamente risparmiando prima di tutto suolo. Quindi è un intervento molto complesso e molto delicato dal punto di vista dell'inserimento ambientale e poi chiaramente è coadiuvato di tutte le moderne tecnologie per il risparmio energetico. Abbiamo il sistema LED che è stato pensato appositamente ed esclusivamente per Centro Universo, un design dedicato in maniera esclusiva a questo centro. La ricarica delle auto elettriche, il recupero delle acque piovane che vengono utilizzate per l'irrigazione delle aree verdi che sono attorno al centro. In generale l'utilizzo di materiali ecosostenibili, riciclabili, quindi diciamo, ci sarà molta attenzione in questa direzione all'ambiente e al paesaggio. Allora Francesca, ti comincio ad accompagnare un po' in giro per i piani alti. Adesso andiamo al primo piano, ti sto portando dal dentista. Siamo dal dottore, salve, buongiorno. Buongiorno, ti accompagno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, salve. Grazie. Insomma, un ulteriore servizio in questo centro universo dove davvero non manca nulla. Sì, è un centro molto moderno, all'avanguardia, disponiamo di sala TAC e eseguiamo interventi di implantologia molto moderni. Direttore, finalmente un momento di relax, ho visto tante cose interessanti e ti ringrazio, ma c'è ancora tanto da vedere. Sì, non ti puoi assolutamente rilassare, siamo nell'area dell'intrattenimento, quindi possiamo offrirti un multiplex con gli ultimi ritrovati tecnologici per la visione e per l'audio. Abbiamo un baby parking, abbiamo un'area ludica con 8 piste da bowling, oltre sala giochi, e poi se ti è venuto appetito, su una superficie di 21.000 metri quadri puoi scegliere tranquillamente cosa mangiare. Tipo? Abbiamo un ristorante tradizionale italiano che ti fa anche un'ottima pizza, fidati, un'hamburgeria,
Abbiamo il ristorante etnico sushi e una tradizionalissima e leggerissima piadina, visto che tu sei così in perfetta forma. Quindi ce n'è davvero per tutti i gusti in ogni settore qui al Centro Universo. Dobbiamo solo andare. Un aperitivo ci sta bene. Dobbiamo solo andare a cena. Grazie. Multiplex Universo, direttore, siamo in quest'oasi dell'intrattenimento, tante sale, quante in realtà? Abbiamo una superficie, siamo su 8 sale, per una superficie complessiva di 14.000 metri quadri, su due livelli, per un complessivo di 1.560 posti. Bene, adesso andiamo a vedere un bel film. Potete vedere c'è questo rivoluzionario sistema chiamato Dolby Atmos con 41 punti sonori distribuiti per tutta la circonferenza della sala e una delle cose più importanti è che abbiamo i subwoofer che di solito vengono posizionati in basso e al centro anche nella parte superiore della sala. Anche sul tetto abbiamo delle casse direzionali che rendono più avvolgente tutta l'esperienza e la visione del film. E mentre il direttore si cimenta con il bowling, io sono qui con Veronica, svago e intrattenimento al Centro Universo per tutte le età e per tutti i gusti. Questo è uno spazio polifunzionale per grandi e piccini che offre la possibilità di poter giocare e di potersi divertire a tutte le fasce di età. Abbiamo un bowling con 8 piste, l'appuntamento fisso del bowling è il sabato sera con la disco bowling. Si possono organizzare anche feste di compleanno? Sì. Sia al bowling che al playground abbiamo diversi pacchetti per tutti i generi di età e per i bisogni più essenziali dei bambini stessi. Perfetto, io vado a dare una mano al direttore, non so, magari è in difficoltà. Posso venire anch'io? Certo! L'Abruzzo è anche altro, è anche industria, è anche commercio di nuova generazione, insomma questo centro mi sembra che sia, lo rappresenti bene perché ha in sé tutto ciò che può essere, diciamo, utile al territorio. Sono un nuovo modo di approcciarsi con i territori, soprattutto svolgono anche una funzione che ritengo importante a livello sociale, la famiglia che si vede poco a casa e magari quel po' che si trova fa la spesa e insieme discutono, insieme affrontano le varie tematiche proprio frequentando un centro commerciale. Il commercio credo che sia l'anima del turismo, non c'è turismo senza commercio chiaramente, perché quando si visita, quando si va a vedere, indubbiamente poi si ha necessità di tante altre cose, che va dall'alimentazione, ma anche la necessità di poter vedere quelle che sono le attrattive di quel territorio in termini commerciali. Quindi ci credo molto in questo e credo che soprattutto vada fatto conoscere il sistema commerciale che abbiamo in Abruzzo, che è sicuramente di altissimo pregio. Quando riguarda invece il sostegno che la Regione riesce a dare, lo fa con gli incentivi soprattutto a quelle che sono alla formazione, quindi formazione che sicuramente ci serve, soprattutto poi in questo momento c'è necessità di credito alle aziende. Grazie Marco per questo giro al Centro Universo, dove ho davvero trovato shopping, intrattenimento, sport e servizi. Il Centro Universo non finisce di stupirmi. Grazie Marco, ci tornerò volentieri. Ciao, grazie. Oh.